Ebbene sì, oggi siamo l'1 settembre 2023. Questo video me l'avete consigliato in tanti, è un video veramente stupendo. E come accontentare tutti coloro che mi consigliano dei video stupendi come questo? Ovviamente portandovi sul canale un video del maestro, del supremo, del divino, dell'alieno sceso dall'universo per insegnarci tutti la cultura della degustazione potente. Come sempre, tempestate di like questo video, e mi raccomando, il like si mette in maniera segomante, perché il vero like si dimostra in questo modo. Tutti i miei link in descrizione come sempre. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina. Il mio Instagram ve lo impiallo possentemente nel vostro apparato rettale qua sotto, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. E andiamo a visionare questo fantastico video. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo video oggi. Benvenuto a lei maestro oggi. Quando dice oggi io vado al settimo cielo, è qualcosa di stupendo. Questa parola oggi deve essere scritta nel dizionario. Pensate un po'. Il maestro va a chiudere lo sportello della cucina. Faremo la potente bevuta di Skipper. Allora, questo qua è un succo swag. Oggi andremo a fare la potente bevuta del succo swag. Ma che succo è? Ai frutti del bosco. Io sono molto pronto per assaggiarlo. Sono un po' di fretta, però non farò il video con a prossimità. Stiamo ripartendo, raga! Stiamo cominciando, raga, con le parole sumere. Sono di fretta, ma non farò il video con a prossimità. Quindi mi pare logico, già l'avete capito. Il primo e primissimo hashtag per questo video è hashtag a prossimità. Quindi mi raccomando, raga, potenti e fieri, scrivetemi tutti nei commenti hashtag a prossimità. Tutte le parole del maestro devono essere approfondite e scritte sotto forma di hashtag. Dimmi, capito. Allora, 60 minuti, monster! Allora, 200 chilometri, maestro! Il sapore, cioè l'odore, non si sente molto. Il sapore lo sente con il naso, l'odore non lo sente affatto perché non si sente molto. Perfetto. Non ci ho capito un cazzo. Sa un pochino di fragola, ma non si sente molto. Io direi di versarlo. E versiamo questo succo di bosco. Come andate la giornata oggi, eh? Ma guardiamo la fierezza del maestro, come versa quel succo di bosco nell'apposito bicchiere sottostante. A me bene. Guardate quel succo, come scende nella forma cilindrica del bicchiere. È poesia, tutto ciò è poesia. Vabbè, io sono completamente pazzo comunque, sì. È vero, non è frizzante questi, quindi potrei far... Ok, allora, potente bevuta di succo di bosco. Potente bevuta di succo di bosco! Oggi, non vedo l'ora! Il maestro si accinge. Tra l'altro il bicchiere l'ha fatto proprio al massimo. Che quasi quasi quel succo di bosco trabocca sul tavolo. Sono una capra. Sono una capra. Bellissimo il maestro come si autodefinisce in certe occasioni. Però credo che voleva dirlo perché ha esagerato nel versare il succo di bosco nel bicchiere. Sarà un enigma? Probabilmente sì. Vabbè, inizio da qua. Che ci vuole? Allora, è ghiacciato. Bellissimo! Raga, è ghiacciato! È normale, l'ha messo in frigorifero. È normale che è ghiacciato, scusa. Controllo un attimo la robetta, grande. Allora, io direi di iniziare. Stavolta ho fatto un po' tutto con fretta, ma è il momento di credere che io sono capace di vivere. Chi ha detto? Credere che io sono capace di vivere. Questa è la dimostrazione della vita del succo di bosco. 3, 2, 1, via.
stessa. Evidentemente è un po' troppo forte quel succo di bosco, un po' troppo aspro per il palato fine del maestro. Oh, oh yeah! Questa è una definizione del maestro per dire godo molto nel bere questo succo. Quindi raga, secondo hashtag, che poi che minchia vuol dire, oh, vabbè comunque, secondo hashtag per questo video è hashtag oh yeah! Raga, mi raccomando, scrivetemi tutti nei commenti hashtag oh yeah! Veramente dovrei fare il dizionario con tutte le parole del maestro, che sono tantissime, distribuite in tutti i video, ma sono tantissime. Ma perché c'ha il movimento della mano che va a sincrono mentre sta inghiottendo? Non capisco. Sta facendo fatica stavolta il maestro a degustare il succo di bosco. Ma che cazzo sta succedendo? Non capisco. Ma sta soffrendo? Cioè, lo voleva bere oppure ci ha ripensato? Tanto ormai l'ha bevuto, perciò non è che ci può ripensare. Tanto più lo vomita e lo rimette dentro la confezione a sto punto. Fortunatamente a me ste robe non mi fanno effetto e quindi non ho il cervello ghiacciato, cioè... Perfetto, adesso ci dice il suo parere. Mi fritta giusto un pochino i denti, però... Prego, ci narri. Riesco a bere le robe ghiacciate veloce. Bene. Bene, è già finita, pazzesco, incredibile, meraviglioso, succulento. Ok maestro, però vogliamo sapere cosa ne pensa del succo di bosco. Questo è il tappino. Non ce ne frega un cazzo del tappino, maestro, vogliamo sapere cosa ne pensa del succo di bosco. Veramente pazzesco, ma ce n'è ancora. Io direi di finirci anche questo, dai. Ma che cazzo è il succo di bosco che si rigenera? Non ce n'era più! Come ha fatto a ricomparire un altro mezzo bicchiere? In un solo sorso, signore. Perché non farlo? Maestro, non farlo! Non farlo. No, appunto, non farlo! Cioè, non lo fare! Cioè, prima stava soffrendo! È un po' troppo aspro, secondo me, il succo di bosco. Gli rimane qua! Presa male. Va bene, non fatelo. No, niente, l'ha fatto! Non solo non l'ho bevuto in un sorso, ma... Oh, un'altra volta questa parola! Oh, cosa vorrà dire? Strano. Mi stavo pure strozzando col secondo sorso, pazzesco. Ma gliel'avevo detto! Non lo beva! Gliel'avevo detto! È troppo aspro per la sua fine gola, maestro! La sua gola è troppo importante e troppo fine per sopportare un succo così aspro! Finito. Ricordate da me di riciclare le cose prima di buttarle. La gola del maestro è qualcosa di potente. Cioè, la gola del maestro deglutisce qualsiasi cosa. Anche le pietre. Qualsiasi cosa entra nella gola del maestro, entra in gola e gli rimane tutto in gola. Che detta così è brutta, però mi avete capito il significato. Cioè, non pensate male. Cioè, volevo dire che... Il maestro è capace di deglutire qualsiasi cosa. Io lo so che state pensando... Andiamo avanti, dai. Lo so che stanno pensando male, andiamo avanti. Questo bicchiere ormai ce lo... No, vabbè, questa la devo fare anch'io. Da molto tempo. No. Cioè, finisce così il video, cioè che lui esulta, cioè, vai, finale a sorpresa, dai.